Come fare un bicchiere a un tubo di rame in modo veloce? Segui questo video. Eccoci qua ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Mi chiamo Santi, sono di Sanificare, azienda specializzata nella sanificazione e assistenza sui condizionatori. Se mi conosci già sai chi sono, non ho bisogno di presentazioni, ma se non mi conosci mi presento. Io sono qui per aiutarti a cercare di migliorare le tue capacità. Se sei un installatore vecchio stampo, se sei un installatore che sta iniziando questo lavoro, tramite i nostri video, nel nostro canale YouTube, puoi prendere gli spunti. Il nostro obiettivo non è quello di insegnare a qualcuno, ma quello di impartire quello che noi sappiamo, di trasmettere quello che noi sappiamo alle altre persone. Non vogliamo fare i presuntuosi. Oggi di cosa parliamo in questo video? Di parliamo un metodo, di un sistema che conoscerai se sei vecchio nel settore o che non conosci, per allargare i tubi. Quando ci troviamo noi ad allargare i tubi? Quando siamo su un impianto vecchio, che dobbiamo fare una trasformazione, quando dobbiamo smontare il vecchio split o vecchio motore e i tubi sono corti, oppure quando, per dire, in questo periodo il 110 abbiamo smontato un sacco di condizionatori, motori esterni e il tubo era corto, quindi dovevamo spostare il motore, non lo voglio più sopra, non lo voglio più sotto, e mettermelo di qua e metterlo di là. Quindi cosa possiamo fare? Non possiamo assolutamente mettere i raccordi, quindi il nipples con il raccordo non va bene. Se lo fai, pentiti, ravvediti. Se l'hai fatto in passato, sono problemi tuoi. Sicuramente i tuoi clienti ti chiameranno, oppure tu sparisci, spegni il telefono perché già vedi che sono loro. No, non rispondo, non rispondo, perché quello lì, perché perdono. Purtroppo i raccordi non vanno bene quelli a stringere, perché sono fonte proprio di perdita. Tu mi dirai, vabbè, però nello split c'è il raccordo. Se fosse per me, io eliminerei i raccordi e andrei a saldare. Però, siccome è consentita la normativa questo tipo di raccordo per stringere i condizionatori, va bene. Però se tu devi mettere dei raccordi in traccia, sotto traccia o in canalina, il mio suggerimento è quello di non fare più questo errore. Quindi devi fare un bicchiere al tubo, andare a saldarlo e allungarlo. Nel nostro canale ci sono altri video dove faccio vedere un altro tipo di sistema. Ci abbiamo quello con l'avvitatore, ci abbiamo quello... tanti sistemi. Oggi invece voglio parlare dell'espansore idraulico della Refco. Per chi non conosce Refco, non ha bisogno di presentazioni, è più famosa di me ovviamente, è un'azienda che da oltre 50 anni produce attrezzature per i frigoristi. È molto conosciuta diciamo in Europa e in Italia, ma si scambia tante volte questa azienda come un'azienda focalizzata sulla refrigerazione. In realtà non è così. In realtà loro producono attrezzature e sono focalizzati sul condizionamento e refrigerazione. Che tu metti split in casa, che tu invece fai centrali nucleari, questa azienda ha tanti prodotti che ti possono aiutare. Quindi sinonimo di Refco è affidabilità, qualità e competenza. Quindi quando andiamo ad acquistare un prodotto del genere sappiamo che ci dura una vita e possiamo utilizzarlo anche per tirare in testa qualcuno, specialmente questo, c'è una bella forma. Scherzi a parte, non lo fate. Cosa abbiamo nella confezione quando andiamo ad acquistarlo? Abbiamo l'espansore idraulico ovviamente e in più abbiamo tante forme per i tubi in base al tubo che dobbiamo andare ad espandere. E un altro oggetto molto importante, un'altra utensile molto importante è lo svasatore, che può sembrare una stupidaggine, ma quando noi ce l'abbiamo direttamente nella nostra borsa, nella nostra valigetta dell'espansore, sappiamo che non lo dimentichiamo, perché è molto importante utilizzarlo. Quando noi andiamo a fare, adesso vedremo, il bicchiere, se noi non facciamo la svasatura, poi diciamo, facciamo molta più fatica. Quindi siccome ce la danno nella valigetta, teniamola lì e non la tiriamo fuori, altrimenti poi la perdiamo. Adesso andiamo, ho preparato due pezzi di tubo che abbiamo qua, il tubo cavia e il tubo maschio, che guardate all'interno hanno tutti e due la bavetta, guardate uno e due. Quindi noi con lo svasatore adesso facciamo una prima pulizia di questo. Se avete un po' d'olio potete metterlo all'interno, così andate a facilitare proprio il processo di svasatura. Adesso andiamo a spruzzare proprio un po' d'olio, come ho detto, così
ci aiuta proprio nella svasatura. E con il nostro svasatore facciamo questo tipo di operazione. La cosa molto importante di questa operazione è che non dobbiamo spingere troppo, altrimenti andiamo a fare dei solchi e andiamo a danneggiare, specialmente se facciamo delle cartelle, in questo caso sto facendo un bicchiere, però se facciamo le cartelle andiamo a danneggiare il tubo. Quindi dobbiamo essere bravi a utilizzare questo svasatore come se fosse un coltello, ma proprio questa parte qua, guardate, questa parte, non questa, ma proprio questa parte qui, dritta, la inseriamo nel nostro tubo e andiamo a tagliare, a togliere proprio la bava. Guardate, la bava viene via tutt'una, tutt'uno, perché io sono stato comunque attento a non fare i solchi, non vado a fare ta 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 ta, proprio vado a fare questo movimento qui e guardate come viene fuori la bava. Ovviamente adesso è dritto, se io metto il dito all'interno non ci sono sporgenze e posso andare a fare il mio bicchiere. Andiamo a fare la sbavatura anche sull'altro tubo, guardate anche qui come viene tutt'una e non a pezzettini, per preparare il tutto. Il bello di questo espansore è che è compatibile anche con altri modelli di forme, quindi se tu hai già un'altra macchinetta di bicchieri, anche quella vecchia, quella con le due forcelle, e dici vabbè, io adesso mi si è rotta la macchinetta, però le testine ce li ho. Quindi se tu hai un altro tipo di, assicurati sempre delle istruzioni che sono uguali, ma di solito sono compatibili tutti i modelli con questo tipo di espansore. Quindi andiamo a mettere il nostro, la nostra forma, in questo caso da 3/4, e una volta fatta la svasatura, noi guardate come entra tranquillamente all'interno. Quindi abbiamo proprio un gioco da ragazzi. Andiamo a iniziare a schiacciare, perché dobbiamo far sì che l'olio che c'è all'interno vada a spingere il pistone. La cosa bella di questo tipo di attrezzo è che, essendo ad olio, a parte che è molto leggero, quindi io non vado a farmi del male, non vado a fare tanta fatica, perché se devo fare un impianto VRV, che ci sono tanti bicchieri da fare, tante saldature, fino alla fine della serata il braccio o la mano sono da buttare. Quindi è molto leggera. Andiamo a spingere all'interno. La macchinetta si fermerà quando ha finito di fare il bicchiere e con questo pulsante andiamo a togliere la pressione dell'olio. Andiamo a controllare se il bicchiere è stato fatto bene mettendo il tubo, o io mi sono fermato un po' prima perché mi piace che il tubo entra, non dico a pressione, ma che entri un po' a fatica. Però diciamo, questa è una cosa un po' a piacimento, uno può fare quello che vuole. Se per caso non ti basta, gli puoi dare un altro colpettino per allargare un po' di più. Adesso vedremo che prima di tutto non c'è stata un danno al tubo, perché tanti dicono che il bicchiere non va bene. Addirittura ho sentito una volta che il bicchiere non è a norma perché andiamo ad allargare il tubo. Cioè, è roba da pazzi, bisogna mettere il manicotto, ma questa è proprio una leggenda metropolitana, perché se voi prendete un motore di un condizionatore o anche lo split interno, ma tanti, anche macchine più grandi, sono piene di bicchieri. Non possiamo mettere manicotti su manicotti su manicotti, perché prima di tutto sono due saldature. Seconda cosa, è inutile, perché non andiamo a danneggiare il tubo. Prendiamo il nostro tubo maschio e guardate come entra in... come entra bene, non balla, perché io sono stato un po' meno, non sono andato un po' di più, non balla. Se invece tu preferisci che balla un po', fallo ballare, mettilo un po' più in largo. Comunque in questo caso siamo sicuri che è entrato, vedete, perché si crea proprio il segno. Ovviamente se devi saldarlo devi pulirlo con una spugnetta abrasiva e puoi saldarlo tranquillamente.
Cosa dirvi ragazzi? Se dovete acquistare un espansore, siete indecisi su quale comprare, perché comunque diciamo, l'attrezzatura costa e non puoi buttare i tuoi soldi che vai a lavorare nel water, quindi non puoi sbagliare, non puoi comprare un attrezzo per poi pentirti. Questi video servono apposta per farti vedere il funzionamento, ma anche la consistenza, e poi per farti vedere come sono facili da usare. Non andare alla cieca a comprare quello che costa meno oppure quello che ti ha detto il tuo amico. Renditi conto sempre tu di quello che stai ad acquistare. Se vuoi acquistarlo, chiamalo 02 52 51 224, oppure vai sul link qua sotto, vai direttamente sul negozio e-commerce. Questa novità che comunque sta stravolgendo il mondo degli installatori, perché state acquistando tanti prodotti tramite l'e-commerce perché ci sono delle promozioni tutti i mesi. Avete l'assistenza dedicata e poi in 24 ore, 48 al massimo, e sono a casa tua. Se non hai ancora visto i video del manometro digitale, del Tritector e di altri attrezzi da Refco, vai a vedere sul nostro video. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!